Iniziamo la nostra prima sequela di morti. Non sono ancora riuscito a finirlo, ma... Aio, mi dispiace. Aia! Mi dispiace. Ma sto pipista bastardo! Ah, ecco! Quindi io non vedo quanta vita ho. Bene. Quindi devo spostare la roba in basso. Porca la miseria, quando ci crepo sposto. E adesso non c'ho voglia. Mi dispiace per questa brutta notizia. Perforato una freccia, ha trapassato un organo vitale. Mi dispiace tantissimo. Mi dispiace tantissimo, le sono vicino anche a te. Purtroppo sono cose che non vorrebbero mai che succedano e che possono capitare. Spero che si rimetta presto, ecco. Un augurio a tuo papà. Posso prendere questo? Ah sì, posso. Detto questo, spero che adesso ti farò un po' di compagnia nel mentre che Y, c'è il cagnolino che mi salva. Bene bene, mi dia aggiornamenti sulla situazione. Detto questo, oggi stiamo giocando a Spelunky. No, non devo passare di qua. Bomba! Perché altrimenti non ce la facciamo ad andare avanti. E io non ho ancora finito neanche un cacchio di livello, ricordiamolo. No! Il cagnolino! Il cagnolino! Come faccio ad andarmi a prendere il cagnolino, mo? Se ce l'ha fatto ci salvo. No! Ah! Cristo! Saltato in aria, un'esplosione mi ha fatto volare. Madonna, lo stress di sto gioco. No! Vabbè, però, figa, ma c'ho una mira io. No! Ma scusa, ma posso andare qua sopra? Ma perché io spappolo tutto proprio in una maniera come dire no? Aia! Quanto dolore, e mo? Salta su! Yeah! Ma mo finiscono le vite, eh? No, non sono riuscito. Purtroppo non ho avuto tempos. Anzi, dopo mandami semmai un messaggio privato dove vuoi tu, su Twitch o da qualsiasi altra parte. Scrivimi Peter Pan, così almeno me lo ricordo. Allora, riuscirò a trovare almeno una porta per poter finire un livello? Se si finisce così il livello. Eccolo! No, pipistrellaccio maledetto! 1-1 superato! Wow! La prima volta che ho finito un livello, dato che non ce l'avevo mai fatta nella vita proprio. Che è il bottino? Che ho fatto su 10.000 pippi? Non sono mica male 10.000 pippi, eh! Ecco. La live si vede bene, perché... Ah! Noto adesso che... dire il livello delle cose. No, sto incavolato, vedo che le bombe e le corde continuano. Compra spararagnatile, scatola di bombe, razzo paralizzante e compra sacco di bombe. Comprerei un sacco di bombe. Che se mi sbaglio posso anche menare il tizio qua. Una roba del genere, nel senso menare, ci siamo capiti. E mo? Un
tacchino. Ok. Perché così lontana? Ah! Posso bloccato? Ma non era mia intenzione uccidere il tacchino. Sono contento nel sapere che ho usufruito perfettamente delle bombe, mortacci mia. Questa volta l'ho lanciato bene, meglio. Insomma. Qua c'è una porta. Aio. No! Ah! Buono. Noi dovremmo ri... Sto cercando dei tacchini, mi aiuti? È qua il tacchino. No! No! Sei un mo... Questo è il punto più lontano che ho raggiunto. Ma perché mi ha ucciso il tizio? Ok, sono felice di questa cosa. Proprio la felicità nel sapere che... Vabbè. Ok. Money. No, tutte le volte ricomincia, quindi devo stare attento ad usare le bombe, le corde cane, eccetera, eccetera, perché qua ci sono tanti pezzi di... Ci sono tanti pezzi di coso. Di oro. Bastardo! Muori, fetente. Anche sotto, Dio mio. Una trappola totem. Mi ha spento le luci. Dato... Ah, ok. Dato duro tantissimo, Ma la madonna! Perché io mi ricordo che... Su PlayStation... So se anche voi acquistavate i vari... Come si chiamano? PlayStation Magazine di qua di là. E di solito c'erano dentro le demo. In queste demo... Puttana Eva... In queste demo ogni tanto c'erano delle demo speciali... Con i giochi della Netgearoze. Che... fantasma! Aiuto! Posseduto, dove sono? Non sento più il mio corpo. E dentro queste demo c'erano dentro i mini giochini della Netgearoze. Netgearoze era una... Dio. Volendo un'antisegnana dei giochi indie per PlayStation. Cioè dentro tutta quella sequela qua di giochi appunto... Molto... Anche semplici, se vogliamo dire. Bastardo, mori. No, volevo tirargliela addosso là. Ciao. Anche molto semplici. E dentro c'è un gioco, si chiamava tipo Rock's Jam, una roba del genere. Dove, molto simile a questo, bisognava andare in giro. Solo che là erano praticamente tutto pietra. E si poteva andare in giro e si dovevano trovare i vari tesori. Ed è per quello che mi ricordo molto quel gioco lì. Tana Eva. Intanto devo uscire anche il videogiochino del ragnetto. Però... Sono mica un'altra morta! Almeno ogni volta imparo qualcosa di nuovo! Ma imparo tantissimo di nuovo! Ok. No! Pipistrellaccio bastardo! Ma vai giù! Se vado qua sotto... Ah, ma io posso passare attraverso i cosi, basta che non va... Ah, il fantasma l'ho sbloccato qua sotto.
Oh, io dove ci sono le lance ti posso passare così. E se ci cado sopra che mi faccio male. Dracco. Tiè, muori. Esploti male. Minchia, non è morto. Cioè, non muore adesso. Ragno bastardo. No? Vieni sotto. Mamma mia, se godo. Ah, non c'era dentro niente. Mortacci suo. Ah, peccato che non posso spappolarlo. È un po' difficile, hanno appena annunciato, dagli tempo... Aia. Dagli un po' di tempo di produrlo, ecco. Ma! Morso! Un morso di ragno ha terminato la mia vita. Praticamente questo qua sarà una compilation di tutte le morti. Credo di poter dire tranquillamente che esca nel 2023. Non credo che esca in tempi brevi, ecco. No! Voglio vedere cosa c'è sotto. Ma a parte che non ho manco utilizzato la corda. Questo posto dimenticato da Dio è pieno di trappole. Là c'è lo sterco orario. Che mi stava ammassando. Mi piacerebbe, pipistrellino mio, Cagnolino! Ho detto che se l'hanno appena annunciato uscirà nel 2023, dico io. È un po' difficile che esca in tempi brevi, ecco. No, è una trappola! No, non è una trappola. Dato che l'hanno appena annunciato, uscirà nel 2023. Lasciai tutto quell'anno qua di lavoro. E un po' di palanconi l'ho fatti, dai. Non so quanti siano i livelli per finire il gioco. Finire il livello. No! Compra jetpack, chiave scheletrica, compra razzo paralizzante, compra piccone. Figa, non c'ho i soldi. Ah, ma era ancora parte del negozio! Ma vaffanculo, Jimbo di merda, godo anche che sei morto. Saltato in aria, bastardo. Cazzo, ne so che era parte ancora del negozio. Se lo sapevo, non sparavo. Ok. Non li frippio. Beh, però va bene lo stesso. Anche perché non è che mi interessi più di tanto saltare là. E là! Pipistrello di merda! Pure la talpa! Sì, come cazzo ha fatto a farmi danno? Bastardo! Qua il piccone mi serviva abbastanza assai, no? Una talpa mi ha fatto un buco da parte a parte. Guarda che continua quel pezzo di schifo di un serpente. Oh! Da te. Ma! E paperelle! Vado di qua, malaggia, capito io. Bastardo pipistrellaccio maledetto. Ragno. Adesso mi
cago addosso quando vedo i cosi. Quanto è brutto cadere sulle punte di lancia e il corpo continua a scendere finché è proprio tutto pregno dopo 22 secondi. Questo è stato il nostro primo tentativo, Cribbio.